Buonasera a tutti, Pasquale Placanica. Ho sempre votato centro-sinistra da quando avevo 18 anni. Sono venuto qua questa sera per vedere se continuerò a votare centro-sinistra, se voterò un'alternativa o se voterò scheda bianca. E vi dirò come farò questa scelta. Sono incoraggiato, voglio dire, da quello che ho sentito, però come dice il proverbio, se sono rose fioriranno, vero? Allora, penserei di proporre un modo per cui si arriverà alle elezioni. Programma, mi trovo d'accordo con Giovanni, quello che è stato prima di me. Il programma va costruito e va costruito insieme. Insieme all'associazione, insieme a Sara, perché lei ci dirà di che cosa ha bisogno. Insieme ai professionisti, perché loro ti diranno quali sono i loro problemi. Insieme ai commercianti e agli imprenditori. Insieme ai cittadini liberi di questo paese. Non l'ultima notte. Non so come sono state fatte nelle elezioni precedenti, però immagino che non sono state fatte in questo modo. Quindi il programma farlo insieme, quindi vuol dire che bisogna partire già da adesso, dalla prossima, a cominciare a parlare di programma e mettere su carta gli spunti, le esigenze che vengono dalla parte dei cittadini. Non sarà difficile farlo perché sono talmente tanti i bisogni che... Secondo punto, dopo il programma, le persone. I programmi camminano sulle gambe delle persone. Tu hai detto, sono due uffici, ufficio tecnico e ufficio ragioneria, importantissimi. I requisiti vuol dire che l'assessore deve avere i requisiti, deve capire qualcosa. Non posso mettere qualcuno ai lavori pubblici che non capisce niente, scusate l'espressione, di tecnica. Non posso mettere qualcuno al bilancio che non capisce niente, tra virgolette, di bilancio. Requisiti, ci vogliono le competenze, uno. Due, capacità di lavorare in squadra, qui mi riallaccio a Andrea, mi pare che ha parlato di questa cosa. Lavorare in squadra, non ci sono Superman, e non è né Mimmolia, né Attilio Tucci, né Franco, né nessun altro. Capacità di lavorare in squadra, e qui è la cosa più difficile. Quando si sceglie il sindaco deve essere qualcuno capace di tenere insieme la squadra, capace di dare a ognuno il suo ruolo, capace di motivare e non di comandare. Terzo punto, ed è quello più importante per me, come si prendono le decisioni. Perché alla fine possiamo fare tutto questo percorso, però alla fine della messa, sono più abituato alle messe che agli incontri politici, alla fine della messa, se sono i soliti tre o i soliti quattro che decidono chi, che cosa, come, quando, allora il mio voto sarà scheda bianca. Grazie.